Ciao! Questo video include argomenti e contenuti che non sono adatti ad un pubblico di minori. Pertanto, vi raccomando, se avete figli, tappategli le orecchie. Ogni riferimento a cose o persone è del tutto casuale. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio, martedì 9 aprile, abbiamo iniziato questa live martedì calcio sul canale di Luca Totti. Saluto tutti in chat, Luca Arena, Gianfranco, ciao Marco, buongiorno, ciao Giuseppe Rezzinate, ciao Fabio Patti, Gianfranco Briola. Ringraziamo Vale, poi quando arriverà Luca per l'abbonamento, 10 mesi di abbonamento, ciao Luca 88, Mattidino, Ricky De Bot, Scritto Bane, Emanuele Bianconero, Giovanni Giovine e Emanuele Bianconero, ciao Filippo Esposito, ringraziamo Vale per i 10 mesi di abbonamento. Allora, ieri sera l'Inter, grazie al gol al 95esimo di Frattesi, pone un altro passo verso il 20esimo scudetto, che poi sarebbero anche 19, vabbè, su questo poi ne parleremo un'altra volta. Era andato in vantaggio l'Udinese con Samardžić, pareggio, calcio di rigore molto discusso di Akan Çalhanoğlu, un Inter un po' che per carità vince la partita, ma non è la solita Inter. Stasera c'è la Champions League, stasera grandi partite, Real Madrid, Manchester City alle 21, mi sembra che sia anche in diretta su canale 5, ciao Paldux, e poi c'è anche Arsenal-Bayern, ma la questione di cui dobbiamo parlare oggi è la questione riguarda Massimiliano Allegri, perché ieri ci sono state delle notizie secondo cui Allegri si è andato alle mani con Vlahovic, le notizie parlano di una situazione tesissima in ambienti bianconero, oramai possiamo dirlo, Allegri secondo me è arrivato a fine corsa, però aspettiamo sempre i comunicati ufficiali, perché come dice il mio amico Dani, magari la prendiamo nel culo, ma questo non è in questi casi, perché sembra che la sua avventura sia finita, sia sempre più vicino all'arrivo di Thiago Motta, si parla anche di Calafiori che potrebbe essere il primo acquisto di Thiago Motta. Ci sono anche, ciao Ilaria, ci sono anche ciao Michele, ciao Matteo Mugnai, ciao Ricky De Bot, le prime trattative per l'arrivo di Calafiori alla Juventus sembra che sia quasi in addirittura di arrivo. Ieri notizia anche Fabrizio Romano ha dato, ciao Andrea Gobbo, ha dato la quasi chiusura della trattativa a parametro zero del giocatore della Lazio Felipe Anderson, e quindi questo è il primo acquisto di Giuntoli, Felipe Anderson esterno della Lazio. Bisogna vedere dove verrà collocato nella Juventus, nella nuova Juventus. No Fabio, no, sono iniziate le trattative, bisogna vedere, non è detto che venga. Io spero che venga, perché a me Calafiori piace, però a differenza di qualcuno io Bremer non lo darei, sacrificherei Danilo, ma questo è un mio pensiero, io non valgo nulla. E dicevo di Felipe Anderson, nuovo acquisto della Juventus, vedremo dove sarà collocato. Ciao Nadir, però mi sono salvato, ho detto cominciano le trattative, non ho detto fatta, comunque Nadir. La Juve viene degli Orossi, no Aldo Spirindio, mi dissocio completamente. E dicevo Felipe Anderson che dovrebbe essere il primo acquisto, però si fanno già tanti nomi, leggevo che oramai, però bisogna vedere anche prima di tutto chi sarà il nuovo allenatore, poi tanto Giuntoli sta già lavorando. Ciao Cristian, bene, grazie. Poi dipende dai giocatori. Motta giocherà 3-4-3, 4-3-3, speriamo difesa 4 più internazionale. Allora, caro Gobbivic BN, ti rispondo subito. Secondo me Juve in chiusura pure per Calafiori, Filippo Esposito. Fabrizio Romano l'ha scritto. Ah, bene, quindi allora questo è un altro indizio. Un altro indizio dell'arrivo di Thiago Motta alla Juventus, speriamo
Vendere Danilo Locatelli, non rinnovare Rabiot, ricostruire col centrocampo così si è forti di nuovo. Caro Giovanni De Petris, sì, posso, però io Locatelli lo terrei. Locatelli potrebbe essere anche un buon panchinaro. Ferguson arriva, Gonzalo. Matteo, troppe notizie. Non lo so se arriva, spero di sì. Matteo, troppe notizie tutti insieme. Te le stai bruciando? Scegli uno e fai la tua disamina, così cresce live. Nadir, ma io vado a braccio. Sto facendo un recap di tutte le notizie che stanno uscendo, un riassunto di tutte le notizie che stanno uscendo e di quello che noi ci dobbiamo aspettare. Io mi aspetto che questa stagione finisca il più presto possibile. O magari la Coppa Italia. Sì, lo so, caro Luca, è vero. Io spero che finisca il più presto possibile la società, il più presto possibile la stagione. Comunque, parlando di Felipe Anderson, quindi partiamo da Felipe Anderson. Felipe Anderson, esterno della Lazio, che viene a parametro zero a giocare nella Juventus. Qualcuno dice che è un buon panchinaro. Io penso che sì, sia un buon panchinaro. A me piace come esterno Felipe Anderson, però bisogna sempre vedere quale sarà il modulo in cui giocheremo, 4-3-3, 3-4-3. E comunque, secondo me, Felipe Anderson, sono dell'idea che sia un panchina. In due minuti hai dato Motta, Calafiore e Anderson. Io praticamente lavoro di un anno di un insider di due minuti. Però non ho dato per fatto la chiusura dell'affare, io non l'ho dato. Iago Motta è sicuro che verrà. Speriamo, guarda Gonzalo, speriamo. Ciao Matte, ormai avete vinto anche sto scudetto. Ciao Samu Canna. Se ne va la Caponista, se ne va. Sì, ieri avete vinto 2-1. Ciao Gabbo. E niente, ripeto, Felipe Anderson a me piace, poi ognuno dice la sua. Potrebbe essere un buon panchinaro, sì, sono d'accordo. Matteo, si può dire altro furto ieri? Allora se vogliamo dirla tutta, allora il ciao Alessio Fedeli, il calcio di rigore secondo me c'è. Andrei a vedere il fallo di cui parte il gol dell'Inter, che secondo me Buchanan, secondo me si lascia un po' cadere, potrebbe essere fallo, per carità, è calcio moderno, però secondo me è calcio, io da come l'ho visto io è calcio di rigore, perché Okoye prende Thuram, per me è calcio di rigore. Per me quello è il calcio di rigore. Io non discuto il calcio di rigore, io discuto da quando parte il gol dell'Inter, che secondo me non c'è fallo su Buchanan. Ciao! Chi è? Ciao carissimo! Detto, ciao! Buon pomeriggio! Ha detto ciao, Luca, Titi. Posso rubarti un... Stai andando a scatti, che succede? Un secondo, non è sì. La prima volta che mi fa questa. Mi dice: ma Zidane dov'è? No, mi fa questa domanda. No, mi dice i cuori bianco-neri: ma Zidane dov'è? No, ma chi? Non ma so, chi non fa... c'è un utente che mi scrive ogni volta sta roba qua, no? Nella vostra cosa, no? E io volevo rispondergli a questo signore. Sì. Posso? Mi dai due secondi? Sì, prego. Allora, io ho detto che Zidane, allora intanto queste notizie me le ha date una persona di Milano, non è che me un tuo amico. Un mio amico che ha amici dentro lì la Finestra, mi ha dato questa notizia. Io l'ho detta, non è che me la sono inventata io di sana pianta. Sì. Se dovesse arrivare Zidane, penso che arriverà a inizio del prossimo campionato, non penso che verrà adesso, no? Giusto? Sì.
Quindi questo qua è inutile che ogni volta che mi vede qui, che commenta o mi scrive, ehi, due cuori bianconeri, dov'è Zidane? No? Hai capito quello che voglio dire? Sì, possiamo dire, sì, ho capito quello che voglio dire. Tu dici che praticamente quella che ti hanno detto di Zidane, no, è una tua, hai riportato quello che ti ha detto un tuo amico, che possiamo dirlo che ti ha detto questa cosa, te l'ha venduta per dire sì, potrebbe non essere che... Non è Matteo, che io le cose non le so, io dico quello che mi viene detto. C'ho questo mio amico che ha una persona che lavora dentro la Pinettina e gli dice certe determinate cose. Lui mi ha riportato, Michele ha detto al 90-95% arriverà Zidane. Poi io riporto quello che mi dice, non è che me ne invento io le notizie, che mi sveglio la mattina, oh ragazzi guardate che arriva Zidane, perché queste robe qua non le so neanche io, anzi io spero che arrivi Conte, io no? Comunque volevo rispondere a questo personaggio. Poi se dovesse arrivare il nuovo allenatore, penso che arriva la prossima stagione, no? Inizia la prossima stagione, non credo che arrivi adesso, no? Giusto? No, beh, tu magari questo tuo amico ti ha detto di Zidane, ti ha detto che potrebbe essere, stanno parlando in tanti di Thiago Motta, Conte, e invece lui ha detto, guardate che, posso riassumere, è uno specchietto per allodole, perché l'allenatore dovrebbe essere Zidane. Via Allegri viene Zidane. Ma tu praticamente sei ancora in corsa, sei ancora in corsa, perché io ancora l'allenatore dell'anno prossimo non l'ha ancora annunciato. No, ma io sto rispondendo a questo personaggio che ogni volta mi punzecchia sempre, ehi, il cuore bianconero Zidane, dov'è? Ah, allora, gli rispondo, no? Ovviamente, sì, in quella maniera, no? Per carità, è chiaro che, rispettiamo, a te hai un amico che lavora alla Pinettina e ti ha detto che praticamente, caro Michele... No, non ho un amico che lavora alla Pinettina. C'è questo mio amico, interista, che ha un suo amico che ha stretto contatto con Marotta dentro. Sì. E ogni tanto gli riporta certe cose, poi lui me le viene a dire, no? Sì, ti hanno riportato, te l'hanno venduta, per dire, guarda che non è come si dice, Zidane. Però da a oggi, 9 aprile, tu sei ancora in corsa perché non è ancora stato detto il nuovo allenatore, quindi potresti avere ragione. Ma tu lo sai che io addirittura neanche non ci credo questa cosa qua, perché io continuo a sostenere che per me il prossimo allenatore della Juventus sarà Antonio Conte. Poi che questi qua vengono, perché vedo che l'80-90% ormai sono tutti su Thiago Motta, io non continuo a non credere su Thiago Motta, non lo so il perché, sarà una mia sensazione, però vedremo, insomma, dai. Sì. Comunque saluto Ciao Michele, intanto Michele. No, però per carità, poi ognuno riporta le notizie, ma magari se sarà Zidane, magari viene e magari dirà, ecco, alla fine avevo ragione io. Cioè, se c'ha ragione questo qua, ragazzi, veramente... Veramente è da fargli gli applausi, perché Marotta ha detto anche la sua, ha detto cazzo, hanno preso proprio il francese, cioè queste qui sono le parole proprio detto lui. Poi ragazzi, che venga chi meglio. Ma tu Michele cosa ne pensi della Juve di Felipe Anderson? Hai visto la partita sabato? Hai visto che ancora un po' qua dicono che qua Allegri e Vlahovic ci sono messi le mani addosso, cioè qua... Allora, intanto scusate un po' che sono tutto spettinato, ma ero fuori, sono entrato così alla veloce, scusatemi un po' così. Oh, ma Felipe Anderson, l'avevo detto ancora ottobre-novembre, avevano dato questa notizia di Felipe Anderson, quindi non è che è una novità, no, questo primo acquisto. Michele, assolutamente sì, a 300 like diamo una bomba di mercato, una super bomba di mercato. Io adesso i like non li posso vedere, a 300 like diamo una super bomba di mercato. Quindi diciamo che su Felipe Anderson già si sapeva, e c'era anche voci molto insistenti su questo Zaccagni, che non è che lo seguo proprio tanto, però Felipe Anderson, tanti dicono no, non lo vogliono, è di qua, cioè sarà meglio questo Felipe Anderson di Locatelli e Miretti. A me quando giocava nella Lazio, prima di Sarri, aveva fatto buone partite, l'ho seguito, è un buon giocatore, c'ha un po' l'età, mi pare che ha 30, 30,
30 o 31 anni, io giocatori già in avanti con l'età non li prenderei, però può essere un buon panchinaro. Io non penso che sia il titolare, Felipe Anderson, non penso che sia un titolare. Ciao, Luca. Io punterei molto su Cop Myers. Buongiorno, capo. Allora, intanto Felipe Anderson è un bidone della merda, cioè proprio un bidone dell'umido messo fuori che sta aspettando il camion che lo carica per portarlo all'ecocentro, no? Felipe Anderson è un giocatore che, come ha detto prima Fabio Patti, intanto saluto tutti, ciao, scusate il ritardo, bravo Matteo, grazie Michele anche che sei entrato a fare compagnia, grazie mille. Aspettate un attimo che non capisco perché sta figlia di bastarda di telecamera, ecco, vedi, adesso è così, guarda, guarda, guarda. Aspettate, arrivo, lo so, si vede sul mio orbo, porca puttana. Che bello, allora. Col telecomando, Col telecomando, qua ci può, addirittura se c'è un tasto che se voglio entra qua e mi fa pure un boccaciccio, così. Allora, le notizie, ragazzi, sono a dir poco disarmanti. Allora, innanzitutto grazie a chi mi scrive in chat per la schiena. Ragazzi, sto bene, passato, il peggio è passato e mi muovo. Molto probabilmente riuscirò anche a cupulare questa sera, vediamo, anche perché c'è Real City, quindi la scelta fra le due cose è abbastanza, diciamo, difficile, ma credo guarderò Real City. Allora, le notizie sono a dir poco imbarazzanti, perché adesso le mettiamo tutte in fila, no? Ieri Fabrizio Romano esce con questo bombone, quasi fatta, quasi ufficiale, qua siamo ai dettagli, Fabrizio Romano la butta proprio lì, no? Senza colpo per Felipe Anderson. Si parlava già, come avete detto voi, anche Michele, no? Si parlava già di Felipe Anderson in tempi non sospetti, ma non c'era mai stato questa notizia, cioè come possiamo dire, un giornalista che si esponesse in codesta maniera. Ieri Fabrizio Romano ha dato un colpo di spugna abbastanza importante, cioè parla che Felipe Anderson e la Juve sono quasi sposi, almeno leggere quello che ha scritto lui, ok. E fin qua uno può dire, vabbè, la notizia girava, Fabrizio Romano l'ha confermata, l'ha consolidata. La seconda domanda che mi pongo è, ma Felipe Anderson cosa viene a fare alla Juve? Punto di domanda. Felipe Anderson è un giocatore che di tecnica non è privo, ce l'ha, è dotato di una buona tecnica, è dotato di un buon piede, è anche abbastanza veloce, ma è un discontinuo peggio delle lampadine dell'albero di Natale. Cioè, ragazzi, questo fa una partita buona e Otto non si vede in campo. Noi non abbiamo bisogno di questi giocatori qua. Allora voi mi direte, è una buona riserva. Vabbè, lo posso accettare. È una buona riserva, lo posso accettare. Secondo il mio punto di vista, guardate, adesso poi vengo anche da voi, vi saluto tutti in chat, vi saluto tutti in chat. Pandorino, entra, porca puttana, che mi sta sul cazzo leggere scritto Pandorino bianco-nero quando puoi entrare e scrivi in chat, mi sta sui coglioni, sei lì a casa che non fai un cazzo, entra, no, porca troia. Contratto di 3 anni, 3 milioni netti stagione, per la panchina va più che bene. Quello che stavo dicendo io adesso va benissimo. Io credo che sia il sostituto naturale di Federico Chiesa, cioè proprio l'alter ego. Quando Chiesa non è in forma, o sta male, o c'ha la diarrea, o le emorroidi, o gli esce un brufolo nell'ano, quello che vi pare a voi, Felipe Anderson per la Coppa Italia dell'anno prossimo gli può anche andare bene come sostituto. Che non mi si venga a dire, però, come ho sentito stamattina, che Felipe Anderson è un rinforzo per la Juve. Questo non lo accetto. Perché per me i rinforzi sono altri. No, Felipe Anderson. Ripeto, io non ho niente contro Felipe Anderson, ci mancherebbe altro. Ma non è un rinforzo per la Juve.
è un rimpinguare la rosa. Rimpinguire, come si dice? Rimpinguare la rosa. Basta, non lo vedo io uno step avanti. Sì, a livello numerico amplichi la rosa e va bene. Ma magari lo puoi mettere dentro gli ultimi 20-25 minuti, magari fa la giocatina. Ma sì. Cioè, io sinceramente, ecco, allora, io penso che Felipe Anderson, allora, io torno, ciao Pando, torno a ripeterlo, io non c'ho niente contro il giocatore, c'ho nulla io contro il giocatore, anzi, quando è in forma fa anche delle discrete giocate, ripeto, ce ne abbiamo di più cani noi attualmente in rosa, questo è poco ma sicuro, però se io devo calcolare che devo fare uno step in avanti a livello di qualità e devo ambire a determinati obiettivi, non è Felipe Anderson il nome di cui devo andare in cerca io. Ditemi cosa ne pensate voi, Pando. Ah, allora, se i numeri del contratto sono quelli, è un buon gregario. Per la panchina va bene. Poi ricordiamoci che può fare il vice Chiesa, volendo può fare anche il vice Ildiz, perché può giocare sia a destra che a sinistra. Comunque è un giocatore d'utile, non è eccelso, non è chissà che cosa, però per la panchina va più che bene. Poi per quello che tre mesi a stagione va, a me va più che bene. Ovviamente si sa, e anche giunto si sa che ci vuole di più, però per la panchina io sono d'accordo con Nico. 87 3 2 3 4 anni fa potevo dire vabbè, l'investimento lo faccio, è un buon giocatore. Adesso ragazzi, ecco, ciao Ale, è in fase calante, vale. Ragazzi, fase però due anni fa lo pagava anche 30-35 milioni. Questa Bomber, questa non è scontato quello che scrive Nadir, eh? Non è scontato, quello che scrive Nadir. È una parabola, una costola di questa operazione qua, un pensiero laterale che potrebbe starci. Oggi quanti soldi può prendere la Juve da Chiesa? Lo vendesse oggi? Se te ne danno 40 vai in giro a festeggiare, se va bene. 40 milioni? 50 secondo me. Sì, 40 massimo 45. A parte il fatto che è ancora infortunato e ha giocato da infortunato domenica. 50 milioni, secondo voi c'è qualcuno in giro per l'Europa che ti dà 50 milioni per Chiesa oggi? In Inghilterra sì, secondo me. Dicevano il Liverpool, se non sbaglio, no? È il Liverpool, sì, bravo, il Liverpool. Io invece ho una notizia su Federico Chiesa. Milan? Secondo me Federico Chiesa dovrà cominciare a imparare un attimo il tedesco. Bayern? Secondo me sì. Ma non è una novità, questa qua, perché già mi sembra qualche mese fa si era vociferata una cosa del genere. Posso dire una squadra che secondo me potrebbe andare in Chiesa, che nessuno ha preso in considerazione? No, Matteo, non hai capito. Ho appena dato una notizia. Ah. Non è che me la sono inventata. No. Il Bayern ha chiesto informazioni, te lo do per ufficiale, su Federico Chiesa, che poi lo prenda. Non lo so se lo prende o no. Per informazione, per una trattativa c'è un abisso. Ha chiesto informazioni su Federico Chiesa. Ti dirò di più. Federico Chiesa, molto probabilmente, da quando i giocatori hanno saputo che l'ectoplasma se ne andrà, e lui sarebbe pure contento di rimanere a Torino con il nuovo progetto, perché lui vorrebbe, e non solo lui, c'è un gruppetto di calciatori, mi dicono, che sai che in ogni compagnia poi si creano i gruppetti, no? C'è chi vada più d'accordo con lui, ma è normale, fa parte della vita di tutti i giorni. Anche noi nel mondo del lavoro abbiamo chi con cui andiamo più d'accordo, chi meno, no? C'è un gruppetto della Juve, fra cui fa parte Federico Chiesa, che hanno proprio un sogno nella loro carriera, che è alzare la Champions con questa maglia qua. E Federico Chiesa è uno di questi, ve lo garantisco.
ve lo garantisco. Poi i sogni sono belli perché sono gratis. Vai, dimmi, Michele. Ma lo vendereste voi Chiesa? Io no, per prendere un altro poi. A meno che con torno, Chiesa non ne prendono due, ma io Chiesa... E torno a quello che ti ho detto prima, dipende quanto mi danno per Chiesa. 50 milioni glielo impacchetto direttamente io con un fiocco gigante e mi ci metto pure una zoccola dentro. Cioè, 50 sì. milioni... Ragazzi, stiamo parlando comunque di uno che non è più tanto giovane, c'ha 28 anni Chiesa, eh? 28, e arriva da un... quest'anno, ne sta... fa 28 quest'anno. Se fa un europeo e... bellissimo, anche 50. E arriva comunque da un anno e mezzo, due, post infortunio. Dove non ha fatto benissimo, anche non per colpa sua però in parte. Non per colpa sua, certo, certo, ci mancherebbe altro. Qua siamo sempre lì, i giocatori dopo questi infortuni qua, a quest'età qua, possono recuperare il 100% secondo voi? Cioè Chiesa, secondo voi, può tornare in Chiesa devastante del primo anno? Quello prima no. dell'infortunio? Secondo, allora, qua, guarda, se devo fare un parallelismo, Luca, è un po' come il Del Piero pre e post infortunio, l'ho detto ieri anche nella mia live. Ovviamente non sto paragonando i giocatori nella tecnica, sto paragonando la situazione proprio dell'infortunio. Sapete che Del Piero pre-infortunio era un giocatore esplosivo, era un giocatore da pallone d'oro, cioè era veramente una cosa fantastica da vedere. Post-infortunio Del Piero, sempre giocatore fantastico, però diciamo più parsimonioso, usava più il cervello. Usava, non che prima non lo usasse, ovviamente, però secondo me Chiesa potrebbe intraprendere, diciamo, comunque quella strada lì. C'è un giocatore più esplosivo, più istintivo pre-infortunio e post-infortunio, con l'aiuto anche dell'allenatore nuovo, che sia Thiago Motta, De Zerbi, chiunque sia, a diventare un giocatore che sicuramente non diventerà come prima, ma però che torni a essere più o meno ai suoi livelli. L'unico difetto che ha, ma quella l'ha sempre avuto e non posso farci niente, che ha il paraocchi e la testa bassa. Quello purtroppo non sa farci niente. Allora David, non so a chi ti riferisca tu, intanto ti saluto. Non so che 4 milioni di stipendio per la panchina a Felipe, so Anderson. Felipe Anderson non ne prende 4. Allora si parla di 3/3,5 netti per 3 anni più bonus. Ma adesso poi bisogna vedere. Comunque è vero che Cristian ha capito tutto il mio discorso e come al solito di qua tu capisci bene, ma non c'è niente da fare. Purtroppo... Ragazzi, lasciate un like. No, allora, sinceramente, se devo fare mente locale, sono tanti, anche 3 milioni e mezzo secondo me per Felipe Anderson, se deve venire a fare la riserva. Cioè, adesso fra 2 mesi mi libero di, forse, di Rabiot, di Alexandro sicuro, e mi risparmio 18 milioni di ingaggio e vado a darne 3,5 più bonus a un altro 30enne, 31enne in fase calante. E allora tutto, quando rinascerò anche Steven scrive 3 netti. Io ieri ho sentito 3 netti senza bonus a stagione. Tempo fa dicevano... Vabbè, ho leggendo. Tempo fa dicevano addirittura 4 milioni per 4 anni, una roba del genere. Poi adesso magari. No, è una cazzata quella. Si parla di un contratto di 3 anni. Ma Rabiot allora, resta secondo voi? Rabiot? Dipende. Dipende se. Allora, per me no, perché l'ectoplasma ce ne va. E a prescindere da chi arriverà, secondo me Rabiot è in scadenza. Rabiot a giugno ha scaduto il contratto perché ha rinnovato per 1 anno, quindi scade il contratto anche a lui. Non si parla minimamente di rinnovo, vabbè, che quelle condizioni lì in scadenza ci mette un giorno a rinnovare volendo, ci mancherebbe altro, ma io penso che proprio la storia, allora c'è un'ossatura. L'ossatura qual è? Alexandro, Rabiot, ectoplasma, no, questa è l'ossatura. Bonucci se n'è già andato,
Chiellini ha smesso, quindi rimanevano loro, via. Poi ci sarebbe anche Danilo, ma Danilo secondo me un altro anno e mezzo, due, lo fa. Secondo il mio punto di vista, via Alexandro, via Rabiot, via l'ectoplasma, la Juventus ha aria pulita, aria fresca, aria nuova, aria di... Anche Danilo. Che anche Danilo è un altro che diciamo molto lecca deretano dell'ectoplasma. Ciao Peppe, ciao caro. Beppe, no, salutiamo, intanto iscrivetevi al canale FCM New Sport, ragazzi, per restare sempre aggiornati, iscrivetevi. Beppe, anche lui ci dice, dalle sue notizie, che è un triennale a 3 milioni. Qualche bonus sarà inserito, va bene. O bisogna vedere le cifre ufficiali quando usciranno. Bisognerà vedere le cifre ufficiali. Ma la domanda che vi giro io è questa però, allora, anche a tutti voi in chat, perché me l'avete già chiesta. E anch'io me la sto ponendo. Ma Felipe Anderson, mettiamo l'ipotesi che la trattativa è già in conclusione, ma Felipe Anderson con, tra virgolette, Thiago Motta, cosa c'entra? Secondo voi? O chi sarà? Vai Pam. Beh, allora, parliamo sempre di possibile ingaggio, perché non c'entra in definitivo. Un possibile ingaggio di Felipe Anderson qua si va verso una strada che sicuramente il prossimo anno non si giocherà col 3-5-2, perché Felipe Anderson non è un giocatore da 3-5-2, è un giocatore da 4-3-3/4-2-3-1. Può fare l'esterno destro, può fare l'esterno sinistro. Ovviamente parliamo di riserva. A me, ragazzi, Felipe Anderson, a me, devo dire la verità, a me non mi piace come giocatore, però come riserva me lo faccio anche andare bene, se devo dire la verità. Secondo me è un indizio che il prossimo anno si giocherà con la difesa 4 e con il tridente davanti, o al massimo 4-2-3-1. Sì, ci può stare, deve essere una cosa complessiva. Michele, tu come lo vedi? Dicono che qua ci possa stare con Thiago Motta, Anderson. Ma io sto... Dice bene Pandorino lì, cioè, se gioca Thiago Motta gioca col 4-2-3-1, no? Se non sbaglio, sì. Esterno alto a sinistra lo metti, e lui è un centrocampista offensivo, no? Mi pare, o un esterno, sì, è un'ala, gioca a destra ma anche a sinistra, quindi andrebbe meglio su un 4-3-3, però boh, 4-2-3-1 va bene lo stesso, insomma, esterno alto. Comunque per me comunque viene a fare la riserva sicuro. Io sono convinto ancora che il colpo a centrocampo sarà un altro. Comunque sì. No. Va bene, ma va bene, a me piace quel giocatore. Cioè con Inzaghi, poi ovviamente sono passati un po' di anni, però con Inzaghi giocava bene, mi ricordo. Sì, allora lui è forte. Allora era forte, è forte a livello tecnico, non si discute. A livello tecnico ha delle doti, è un giocatore normale, discreto, in fase calante, ovviamente data fisiologicamente l'età, normale, che non ha più lo sprint e lo scatto. Però come riserva sta bene. Io non sono d'accordo con Beppe quando scrive che è un passo avanti a UEA e Costa. Kostic magari sì, ma UEA, Beppe... Io sinceramente questo Aschio contro UEA, veramente. Io vorrei vederlo nel suo ruolo naturale, Beppe UEA, se me lo concedi almeno una partita e mezza barra due. Voglio vederlo esterno, come corre sto ragazzo. No, bloccato come terzino, Porta pazienza. Ora, per carità, è giovane, non abbiamo visto niente, ma nelle quattro volte che è stato messo inserito, è stato messo sempre come terzino a difendere, che non è capace. Poi lo sa fare. Lille, il suo ruolo, Lille giocava come terzino una difesa 4. Con la difesa 4, per me non è un terzino. UEA, per me non è un terzino. Può giocare anche in davanti, questo sì. Esatto, per me ha la falcata, il passo, il controllo di palla da esterno. Secondo me, è una mia idea. Poi la cosa certa è che non l'abbiamo visto mai nel suo vero ruolo, UEA. Quindi non capisco questo astio. I suoi confronti, anche perché
non prendo un cazzo di stipendio, per dire, tra virgolette, pagato pochissimo, ma odiato solo perché non l'ha voluto Allegri. Infatti, ti sei risposto da solo, perché è un acquisto di giuntoli, come Alcaraz che sta giocando col contagocce. Ma io, infatti, non è un terzino lui. Lui non è un terzino, è stato messo lì perché sono stati obbligati. E Alcaraz, secondo voi lo tengono? Alcaraz, sì. Secondo me sì. Allora, io lo dico qua, se arriva Antonio Conte, Alcaraz diventa 10 volte più forte di Vidal. Ho una notizia su Alcaraz. Secondo me, alla fine, Luca... Guardiamo. Ciao, DM. Secondo me alla fine fanno il rinnovo del prestito. Potrebbe essere. Sì, no, allora Beppe, sì, certo, che sia molto più tecnico, siamo d'accordo. Se tu mi dici Felipe Anderson di 5 anni fa e UEA di adesso, ti dico Felipe Anderson di 5 anni fa, perché c'aveva pure la corsa e lo scatto, 30 metri li teneva, oggi no, oggi... Oggi mi tengo UEA tutta la vita, ragazzi, se devo scegliere un panchinaro, perché di questo stiamo parlando, mi tengo UEA se sono costretto a scegliere. Poi Felipe Anderson via maglia perché magari in una partita fa due tunnel e un dribbling, poi però per le altre 10 non fa un cazzo, capito? Almeno UEA è un po' meno sbarazzino, ma è un po' più costante, preferisco quello. Può anche essere che tengono UEA e danno via Kostic. Ecco, questa è una cosa più plausibile, perché UEA può giocare anche a sinistra, anche Anderson alla fine. Secondo me Kostic a giugno ti dà ala. Spiace, perché è un buon anche giocatore, ma con Allegri. Anche a me dispiace. Anch'io l'anno scorso ero contento che era arrivato, però giocatore rovinato da questo qua. Sì, ragazzi, lasciate un like, siamo in 570, lo volete lasciare un like? Ma scusate, chi è Sebastiano Sarlo? È un ragazzo che ieri ho fatto un'ospitata da un CV, è un ragazzo che legge notizie di mercato. Formato Allegri. Ma non è un giornalista. Che sta parlando? Non lo conosco di preciso, per quello che non dico niente. Perché chi non conosco io non ne parlo. Però non è una brutta notizia questa qui, Kostic è un cesto a pedali. Ora come ora sì, è stato rovinato. Un giocatore totalmente inutile adesso. Ragazzi, ha fatto un assist in 5 mesi. E poi non salta più l'uomo. Io penso, guardate cosa vi dico io. Secondo me con la Lazio si faranno due colpi, Zaccagni e Anderson, e alla Lazio ci vanno Kostic e un altro, un giovane, capito? Perché tanto là con Tudor, Kostic, secondo me, la rinasce. Vedrete un po' voi come va a finire. Comunque andranno via. Dimmi, Michele. Faranno una buona pulizia quest'anno, andranno via tanti giocatori. Non dico a metà, ma 7-8 giocatori sicuro andranno via. Speriamo anche che vadano via quei 5-6 lì che sono proprio un peso, e poi quei tre cessi a centrocampo lì, che quel Miretti lì non lo sopporto proprio. Ma Michele, ma Miretti io l'ho visto in Under 21, è tutto un altro giocatore, ma lì è perché è rovinato da Allegri, Michele. Sì, ma Under 21 però, parliamo. Vabbè, ho capito, però se gioca... ma è come Chiesa nel suo ruolo in nazionale, ragazzi, come Chiesa nel suo ruolo. Allora, se posso intervenire. Allora, purtroppo questo problema qua, alla Juve ce l'hanno tanti giocatori. Io mi ricordo due anni fa, quando Miretti fece il suo esordio alla Juventus contro il Venezia. Era stato addirittura il migliore in campo. Era stato. Io adesso non è che ho cambiato idea su Miretti. Per me Miretti non è un giocatore da Juve. Però è un giocatore che se ha un allenatore bravo,
un discreto giocatore può diventarlo. Cioè, con Allegri non puoi parametrare niente, perché è uno che distrugge i giocatori. Perché allora, fin quando non ha fatto quell'errore e ha usato il calcio di rigore con il Benfica, Miretti andava anche abbastanza bene. Da quel momento lì il giocatore è totalmente rovinato. Non ha giocato per un paio di mesi, perché Allegri ha quel vizio di stroncare i giovani appena fanno un errore. E poi è entrato in un vortice di pippismo, anche lui, incredibile. Fa un errore, è un errore a catena. Però io Peppe ho visto la bomba qua, eh. Ah, vai, no, Peppe lancia la bomba, eh. Peppe lancia la bomba qua, eh. Miretti al Bologna. È una possibilità. Ma ragazzi, è inutile che stiamo qua a piangere sul latte macchiato. Cioè, tutti i giocatori oggi alla Juventus sono il 25-30% in meno di quello che potenzialmente potrebbero essere, se non di più. Se non di più. Poi vedi chi può dare di più e chi invece è quello, a prescindere. Li vedi subito. Kostic, questo è con Allegri, questo è con Thiago Motta, questo è anche con Guardiola. Cioè, su 300 cross... Come? Comincia a avere anche un'età Kostic pure. Comincia ad avere un'età, certo. Però se uno su 300 cross, fratelli miei, ne fa due di giusti, ogni partita, ogni cazzo di partita, vuol dire che il mood del ragazzo è quello lì. Cioè, non è che quadrato. Ci sono più di tanto. Quadrato uguale. È come Quadrato, bravo, è la stessa cosa, cioè, siamo sempre là. Allora, la notizia, io ragazzi c'ho una, proprio, una sfregiata proprio, no? Una sfregiata. Allora, voi sapete che in questi giorni Mary, addirittura nel post partita di contro la Fiorentina, ha lanciato quell'indiscrezione poi verificata e confermata da più, dai più, che avrebbero visto Vlahovic arrivare quasi alle mani con Allegri, su Bugni negli spogliatoi, altissima tensione, confronto con la società addirittura Giuntoli, si parla addirittura che ci fosse Calvo in mezzo a questo pur di agitazione. E in quello specifico caso Allegri, dopo la sfuriata fatta davanti a tutti, la società, a quel punto anche quelli che gli stavano, diciamo, un po' più vicini, sono stati dalla parte dei calciatori, cioè hanno completamente messo alla porta Massimiliano Allegri. Meno male. Domenica sera Massimiliano Allegri è stato ufficialmente messo alla porta. Era da tempo che la Juve aveva deciso di cambiare guida tecnica, ma dopo quello che è successo domenica, anche la società più resiliente, quella che stava dalla parte sua, diciamo, ha ceduto, ha mollato gli ormeggi, ha detto basta, l'ambiente è saturo, e ha comunicato a tutto l'ambiente, e addirittura, avendolo già comunicato ad Allegri prima, addirittura per la voce di Giuntoli, pare che ad Allegri gli sia stato detto che molto probabilmente la Juventus appena raggiungerà la matematica qualificazione alla Champions farà uscire un comunicato ufficiale sul sito della Juve. Come? Proprio perché per mantenere l'ambiente, tutto, calciatori, staff, magazzinieri, unito fino al raggiungimento di quell'obiettivo. Al raggiungimento di quell'obiettivo la Juventus ufficializzerà con un comunicato
da quello che dicono anche a me, è già stata detta questa cosa qua, ma in maniera un po' velata, molto probabilmente uscirà un comunicato ufficiale sul sito della Juventus. Non col nome del nuovo allenatore, ovviamente, ma il comunicato che ufficializzerà l'addio di Massimiliano Allegri a fine stagione. Se tutto va come deve andare, la notizia è questa, se tutto va come deve andare, e tu, Pando, sai di cosa sto parlando, dovrei avere il comunicato prima. Ah, speriamo, speriamo. Se tutto va come deve andare, per logici motivi di formalità, tra virgolette. Giusto, Pando? Giusto, assolutamente sì. Quindi basta. Vediamo, vediamo. Basta che la società è matematicamente, magari un minutino, due minutini dopo. Ma questa è una cosa che avevo detto anche già qualche giorno fa. Secondo me aspettano prima la qualificazione certa in Champions, sì, per poi fare un comunicato, non lo so, ufficiale oppure qualcosa per dire... Tre righe. Sì, ma che non serve. Sì, ma non serve, ragazzi. Ma basta una frase. Allegri fuori dalle balle. Per me questo servirebbe a scrivere. Ecco il mio comunicato che farei. Allegri fuori dai coglioni. Barcellona ha fatto un tweet quando Xavi ha deciso di andare via. Certo, ma ragazzi, ma il Liverpool l'ha ufficializzato l'addio con Klopp a fine stagione. Sì, poi ha fatto un'intervista. Poi ha fatto un'intervista. Sì, e il Liverpool si sta giocando la Premier. E l'ha detto il mese di febbraio, Ma io ho notato che tutti questi comunicati vanno bene alle squadre, perché le squadre giocano più sciolte, liberi di testa. Barcellona è passato il turno col Napoli. Vabbè, il Bayern è quello che è, ha perso la Bundesliga, però ancora in corso per la Bundesliga. Il Monaco l'ha perso perché ha un ninetto di allenatore. Ha una squadra di grandi giocatori, però allenati da un ninetto incapace come tu. Sì, però un attimo, Pandorino, ti fermo in due secondi. Metti che questo ninetto vince la Champions. Ma dai, è capitato una volta che l'ha vinta a culo perché gli ha regalato Guardiola. Beh, vabbè, tu non e puoi Luca, mai sapere. Luca c'è, io e Luca eravamo a vederla quella finale lì, dai. Luca, ti ricordi tu che come cazzo l'ha vinto? Ma Pandorino, ho capito. È brutta quello finale, che però per dirti, una cosa non può capitare due volte di seguito. Qua c'è ragione. Sì, beh, per carità, però. Ma sti casini qua, no, di Allegri, ti ricordi dopo Juventus-Genoa? Erano successi anche dopo quella partita lì, Che ha litigato con quello che mi ha detto quella persona, e addirittura Dusan gli ha tirato dietro uno scarpino, l'ha preso per il cravattino. Qua sono andati Locatelli e Bremer a staccarlo, addirittura così mi ha detto questa persona qua. Minchia. Ha detto veramente robe pesanti dopo Juventus Genoa. Questo mi ha detto quella persona lì, adesso di nuovo ci hai scoperto. Guarda, allora io, ragazzi, a me non piace dire sempre le solite cose, no? Però io vi ricordo che a chi sta scrivendo se qua la voglio l'ufficialità, non ci credo, io vi ricordo che qua io a dicembre, forse novembre, ho detto che Allegri era fuori dai coglioni, punto numero uno, perché adesso qualche sassolino me lo devo togliere, no? Punto numero due, se vogliamo andare indietro, perché non ci credete, se vogliamo andare indietro, quando l'anno scorso i titoli di giornali, tutto sport compreso, che è il giornale più vicino alla famiglia, no? E alla Juventus, dava Allegri fuori l'anno scorso con i possibili sostituti Tudor, Mancini e compagnia cantante, e tutti gli addetti ai lavori, me le ricordo benissimo le puntate di Juventus, tutte me le ricordo, che facevano il toto allenatore. Io ero l'unico che aveva detto in tempi non sospetti, da quando mi avevano confermato questa roba qua, Allegri quest'anno non si muove dalla panchina, e Allegri è rimasto lì,
Non ho sentito poi nessuno che è venuto qua a dirmi cazzo Luca c'avevi ragione. Andiamo ancora indietro. Quando chiamavo la mattina di quel martedì, torniamo indietro di anni, e si parlava della cessione di Emre Can, che tutti dicevano Emre Can ha riconfermato, ha rifirmato il rinnovo con la Juve, e a me era arrivata addirittura notizia con l'orario della visita che doveva fare la sera con il Dortmund, con il nome del medico. Chiamavo Gianni Bianco e gli ho detto, all'epoca c'era pure Alex Mascherato, ho chiamato e gli ho detto guardate che stasera è a Dortmund a fare le visite Emre Can. Alla stessa mattina parlavano di rinnovo con la Juve, tutti parlavano di rinnovo con la Juve, al pomeriggio alle 5 esce la notizia, partito con l'aereo Emre Can a fare le visite mediche. Kulusevski, quel fenomeno, no, di merda, manco sua madre sapeva come si chiamava quando l'ho portato io per la prima volta qua. Quindi qualcosa sbaglierà anche chi mi dice queste robe qua, sicuro. Finora non ho sbagliato un cazzo. Finora non ho sbagliato un cazzo. Quando io vi ho detto andrà così, quando resto sul vago vuol dire che non lo so, ma quando vi dico andrà così, punto. Che poi mi venite a cagare il cazzo. Se io vi dico che adesso ho detto molto probabilmente, ho usato queste parole qua, potrebbe essere che ce l'ho anche prima, perché non sapete il perché, ma Pandorino lo sa il perché. Pandorino lo sa il perché. Molto probabilmente, ho detto, non è detto, ma molto probabilmente ce lo potrei avere anche prima. E allora poi magari cambierete idea anche stavolta qua. Che cazzo vi devo dire, ragazzi? Luca, il problema è sempre quello. Allora, scusate, però qualche sassolino me lo devo togliere prima o poi. È lecito, dopo un po' è lecito. Cioè noi giochiamo, però dopo un po' qualche cosa, qualche spizzo ce lo dobbiamo anche togliere. Purtroppo la gente continua ancora a credere troppo ai giornali. Allora, io mi ricordo quest'estate che ci hanno tartassato i maroni 3 mesi, Lukaku. Noi abbiamo sempre detto, almeno io e quello che siamo pensati, io l'ho sempre detto, ragazzi, Lukaku la Juve non arriverà mai la Juve. E così è stato. A gennaio, Philips, Højbjerg, Bonaventura, è la fine che è arrivato l'ultimo giorno. Anzi, io ho detto, per me non arriva nessuno, l'ultimo giorno Giuntoli era arrivato con Alcaraz, e la fine dovevano essere arrivati tutti i beniamini dei giorni. Nessuna parte. Aspetta però, qua devo fare una rettifica, perché voi sapete che sul calcio mercato tutto può cambiare, no? Devo fare una rettifica però, perché su Kevin Phillips l'affare era fatto, eh? Su Kevin Phillips l'affare era bello che impacchettato. Poi lì è successo quello che sapete tutti, era andato in porto, ma Kelvin Phillips era un giocatore della Juve. È la stessa cosa che è successa a Pandorino con Tchouaméni, ti ricordi? E hanno detto che era fatta, poi alla fine era a Real Madrid. Quel cane, non lo voglio neanche nominare più, perché ormai è oltreoceano, no? Per colpa di quell'individuo, capito? Aspetta un attimo, Luca. Tu stai parlando di Tchouaméni? Perché adesso che mi hai detto per colpo di quel cane, ti stai facendo indirimento a War? No, scusami, a War che Tchouaméni? A War. Oh, lì mi ricordo, ragazzi. Perché però anche Tchouaméni più o meno sta vicino, Sì. A War, ragazzi, è inutile che mi dite dire adesso è comodo dire pipponi. Però allora era un signor giocatore, era fatto con la Juve. Guardate che, io lo ripeto, a Torino è arrivato per colpo di Bernardeschi. Sì. Perché quel lurido non è voluto andare a Lione a 600 km. Quel lurido. Ma certo che non lo darò mai in live, Mattia, ma ci mancherebbe. Che arriva a me lo tengo. Secondo te? Io volevo rispondere un attimo a Ricky Lebotti, che lui dice, Pandorino, ma ora... che dicono Motta, Juve, ci credi però solo quando ti fa comodo. Ragazzi, su 600 minchiate, per a leggere i grandi numeri giornali, uno devono prendere, magari stavolta ci prendono. E poi abbiamo detto, sempre detto, sì, Thiago Motta
è il principale indiziato, però magari potrebbe anche essere un altro che arriva, però diciamo un allenatore sempre alla Thiago Motta, che potrebbe essere Palladino, o magari Giuntoli ti fa la giuntolata, arriva con De Zerbi o Klopp. Prego no, no. Prego, non no. Ti piace De Zerbi? Perché De Zerbi non ti piacerebbe? No, no, no. Non ti piace De Zerbi, Michele? Per l'amor di Dio, no. No. La Madonna, ma non è lo sai anche perché? Lo sai anche perché questo De Zerbi tanto, tanto va bene, farà questo bel gioco. Allora, al Sassuolo, dove arrivava in classifica lui? Al Sassuolo? Vabbè, però... Ottavo, sì, però al Sassuolo. Ottavo, nono, boh. È andato in Premier e è il Brighton. Cosa ha fatto col Brighton? Ha portato il Brighton in Coppa UEFA. Lui la Madonna. Adesso dov'è di nuovo? Ottavo, nono, ottavo. È che mi vado a prendere. Ma è bravo De Zerbi comunque. De Zerbi è bravo. Per me è un sopravvalutato. De Zerbi in orbita Barcellona. In orbita Barcellona. Io mi prendo Thiago Motta piuttosto al 100%. Ma beh, forse allora devo dire la verità. Se mi mettessero davanti questi due nomi qua, io andrei più su De Zerbi. Tra chi? Se mi mettessero davanti Thiago Motta e De Zerbi, se mi dicessero devi prendere solo uno di due, io devo dire la verità, andrei più su De Zerbi. Ma come cadi, cadi bene, Pandori. Come cadi, cadi bene. Ovvio. Io ho la mia classifica allora sui tre lì che prenderei. Da lì non mi sposto. E poi ovviamente ognuno ha i suoi preferiti. Io lo sai, sono un contiano. Poi Spalletti e il terzo Inzaghi. Questa qui. Poi sì, Thiago Motta, Palladino, quello che volete. Ma come fa a venire Spalletti, Michele? C'è il mondiale. Ma no, 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 quello che prenderei. Che preferenza. Saluto intanto Marco Guerriero. Ciao caro, ciao carissimo. Ciao Marco. È vera sta roba qua. Holland era un giocatore della Juve. Guarda sì, che Holland veniva allo stadio, ha fatto fare il tour dello stadio. E questi qua, quando al tempo di cos'era, quando aiutami, Paratici, ancora il primo Paratici, ma qua secondo me Marco, secondo me qua si confonde, perché secondo me non è stato Allegri, diciamo, a bocciarlo, lì è stato Paratici. È stato Paratici, è stato Paratici. Perché ricordiamoci, allora, erano i tempi che c'era ancora Higuain alla Juve, che era un Higuain in fase calante. Allora, Holland, mi ricordo che ne avevamo parlato anche qua, l'ha detto anche Gianni, se non sbaglio, sicuramente. Holland era fatta la Juventus, però gli Paratici avrebbero detto però che l'avrebbero messo in next gen, under 23, perché c'era Higuain in rosa. Sì. Era che Rubinho. Quindi è una cosa di Paratici, non di Allegri. Stavolta qua non ha colpa lì. Io sapevo anche che il padre al momento delle firme aveva chiesto più di commissioni, una roba del genere anche forse. Ma lui era venuto più di qualche volta qua allo stadio. Praticamente lui era un giocatore della Juve. Sì. L'affare saltò due volte. Vero. Ma ragazzi, allora parliamoci chiaro, perché adesso vedo che anche in chat mi state facendo tutte queste domande qua. Allora, io sono chiaro e onesto con tutti voi, come del resto lo sono sempre stato. Signori, con Calafiori, Ferguson, Zirkzee, Cup Miners, la Champions non la vincerai mai. No, ragazzi, la Champions tu non la vinci, non puoi puntare a quei livelli là. Se voi mi dite, sicuramente no. Siamo in fase di ricostruzione. Servono dei giocatori affidabili, potenzialmente forti, che con un allenatore degno e consono potrebbero regalarci delle grandi soddisfazioni. Allora il discorso cambia, le aspettative calano e io sono d'accordo con voi che Ferguson è un ottimo giocatore, ottimo prospetto. Zirkzee sta dimostrando comunque di essere un attaccante dalle ottime potenzialità. Calafiori sta facendo un campionato strepitoso, ma stiamo parlando comunque di giocatori che militano in piazze e squadre dove l'ambizione non c'è. L'unica ambizione è quella di salvarsi. Quest'anno il Bologna è un miracolo a parte, ok? È un Leicester, tra virgolette, no? 2.0, sì. Ma i giocatori sono quelli. Per cioè, allora ragazzi,
Allora, noi, io dico, questi giocatori sì, ti possono dare delle garanzie fino a un certo punto, però dopo quando guardi in giro per l'Europa e vedi Pedri, vedi Bellingham, vedi Valverde, vedi Gavi, vedi lo stesso Tchouaméni, vedi Mbappé, vedi Sancho, vedi Foden, vedi Yamal, vedi sti giocatori, dici vabbè, facciamo quello che Musiala, bravo, facciamo quello che possiamo, capito? Però poi sono anche della parte, sono un po' combattuto, proprio il livello si è abbassato, e allora io potrei anche ribaltare la medaglia e dirvi: cazzo, prova a portare Calafiori da Guardiola. O prova a dare Ferguson a Guardiola. O a Klopp. Prova a dare Koop Mainers a Xabi Alonso. Allora, lì c'è il punto di domanda e dici: sì, ok, non c'è la controprova. Oggi le prove quali sono? Bologna, giusto? Thiago Motta, l'equazione. Thiago Motta sta a Bologna come il miracolo sta in terra. Questa è l'equazione quest'anno. Voglio vedere Calafiori alla Juve, voglio vedere Zirkzee prima punta alla Juve, Che quando non è la prima punta, diciamolo. che non è una prima punta, ovviamente, quando la piazza si ingrossa, quando gli obiettivi raddoppiano, quando la pressione dei media, quando fai la partita e le trasferte, è quadrupla, quando le aspettative e la storia che hai sulla maglietta che indossi non ha fine. Là voglio vedere se sei in grado di mantenere la prospettiva idonea. Perché abbiamo visto culucessi di merda per 4 mesi buoni fatti in una squadra Serie D come il Parma, arrivare alla Juve, fare cagare. Abbiamo visto Locatelli fuori dal contesto Sassuolo con De Zerbi, dove era il leader tecnico in quella squadra da metà classifica, arrivare alla Juve e fare cagare. Abbiamo visto Chiesa, che comunque Chiesa lo lasciamo stare perché ha un infortunio, quindi non lo voglio attaccare più di tanto. Ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Ci sono giocatori da Sassuolo, da Atalanta, da Lazio, e ci sono giocatori da Juve. Perché non penso che il Real Madrid va in cerca di Ferguson, o sbaglio? Non penso che il Real Madrid Non va dire mai in che l'ha vinta, poi. cerca, mai dire mai, ma se tanto mi dà tanto, non penso che il Barcellona ha offerto 60 milioni per Kulusevski. Assolutamente Non no. penso che il Manchester City offrirà 40, 50, 60 milioni per Koop Mainers. O sbaglio? Allora, qualche domanda io poi me la pongo. E ho preso 3 squadre non a caso. Ho preso i 3 campionati principali d'Europa. Luca, fare una Champions League da arrivare nelle prime otto, perché con la nuova Champions League cioè, le prime otto fanno gli ottavi e poi c'è cioè, la Vabbè, qualificazione. io la penso, ragazzi. Se ci andiamo, eh. Champions League, ho una notizia che è venuta fuori Vai, vai. oggi. Allora, è una notizia un po', diciamo, goliardica. Allora, secondo l'intelligenza artificiale, sapete quando la Juventus quando dovrebbe vincere la Champions League? E l'ho Oh, letto. nel Anch'io. 2047-2048. Sì, la vince prima l'Inter, mi Adesso vi dicono. dico, però Matteo, che cazzo, do la notizia, perché metti sempre me con te? È un fardello di cose. Oh, Giù. grazie Luca, grazie. Quello che Allora, bisogna fare. secondo l'intelligenza artificiale, prima della Juventus, la Champions League dovrebbe vincerla. Qua davano 2024 Barcellona. Nel 2025 lo United. La prima squadra italiana che dovrebbe tornare a vincere la Champions League sarà il Milan nel 2030. Boh, ma Poi se quella addirittura prima di noi,
la Roma l'anno campione vabbè. La Roma nel 2036, poi addirittura danno dal 2039 al 2041 l'Atletico Madrid, quindi tre di fila, e nel 2042 il Wolverhampton, nel 2044 l'Inter, poi 2045 City, 2046 Chelsea, poi 2047-2048 la Juventus sarà campione d'Europa per due anni consecutivi. Sarò già morto. E in 4 anni la Champions League nel 2052 la vincerà il Torino. Addirittura. Quest'anno hanno detto che la vince il Bayern. Quest'anno che la vince? Ma quest'anno chi ha detto che la vince? Al 2024 devono Barcellona. Però il Barcellona è ancora in corsa teoricamente, quindi occhio. E il prossimo anno hai detto il 2025 danno United. Questo ci credo già meno. Poi 2026 Bayern, 2027 Liverpool, poi 2028-2029 City e 2030 il Milan. Deve ancora qualificare la Champions lo United, quindi. Ma Zirkzee, come si chiama? Zirkzee è bello. Quello lì dovrebbe arrivare la Juventus, fare la prima punta, no? Quindi dovrebbe giocare. Ma non viene la Juve. Ma non viene la Juve. Non viene, dici. Perché ma ragazzi, ma secondo voi, allora io adesso poi parlo per me. Ma voi dareste davvero via Vlahovic per prendere Zirkzee, che non è la prima punta? No, difatti per quello chiedo, no? Ma cosa dovrebbe fare la riserva di Dusan, se rimane Dusan? Poi Milik cosa fa? Ma ragazzi, poi questi... il Bayern Monaco ha un diritto di ricompra 40 milioni, cioè devi sganciare più di 40 milioni. Ma io per più di 40 milioni per una riserva non lo sgancio. Ma siete pazzi. Sì, ma se viene la Juve non viene a fare la riserva. 40 milioni costerebbe. Sì, ma, non, ma Matteo, ma, non, ma se dai via Vlahovic prendi un altro, non prendi Zirkzee, non è una prima punta. È una seconda punta alla Musiala. Magari viene al posto di Chiesa, può anche essere. Ma non può giocare da... Non mi priverei mai di Dusan, non mi priverei per mai. Non lo so, ragazzi. È un blef vivente. Allora, il rischio qual è? Tu devi calcolare un rischio. Tu oggi devi calcolare il rischio principale, che è Allegri. Fino a giugno almeno devi calcolare quel rischio. Tu mi dici l'anno prossimo chi c'è? Palladino. Boh, vabbè. Allora, portami pure Zirkzee con il livello di campionato che c'è qua in Italia. Zirkzee, Calafiori e Ferguson vanno bene anche per battere l'Inter con Thiago Motta in panchina. Cioè, voglio dire, non è che serve Müller, Kroos, Gundogan, Rodri, Gavi, Pedri, Bellingham, Benzema e Modric. Cioè, parliamoci chiaro, ho visto l'Inter ieri sera, fa cagare sta squadra, cioè, questi rubano anche quando dormono, ragazzi. Ma anche ieri hanno allora fatto, no? Che sia la squadra, allora pian, che sia la squadra più forte oggi e che sia stata la più costante nei risultati e che abbia la rosa più completa, l'abbiamo sempre detto, sempre ribadito, e che era la principale indiziata di qua, non è mai stato detto il contrario, anzi. Ma no, che ci fossero 17 punti nella seconda. Questo no. Questo proprio no. E da noi cioè, 20 punti da noi e 17 dal Milan. Cioè, vuol dire che stai veramente... Che invece io nelle partite dell'Inter questa differenza abissale non le vedo. Non le vedo. E sono arrivati alla fine della non hanno più ossigeno. Sono più forti, sì, sono mezzo gradino più forti, sempre stato detto. Che ma oggi a oggi se tu fai una partita, magari vediamo, tra due settimane c'è il derby, magari non ci saranno i 18 punti che ci sono adesso. Può essere. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine, ho giusto il tempo per fare un giro di domande, perché stasera torna la grande Champions, tornano i quarti di finale, con una super partita. Stasera c'è la finale, parliamoci chiaro, stasera c'è una finale anticipata, dai, via. Allora, Real Manchester City c'è stasera.
Facciamo un giro di pronostici al volo. Pandorino, secondo te, come finisce il Real Manchester City? Il risultato di stasera proprio. Per me, sì, ragazzi, pareggio. Pareggio con gol o senza? Con gol. Pareggio con gol. Michele? 2-1 City. 2-1 City. Matteo? Anch'io sono d'accordo con Pandorino. 1-1. 1-1. 3-0 City, nati per vincere. 3-0 in Spagna mi sembra abbastanza... Io ho detto pareggio perché si gioca comunque al Bernabeu, E l'altra? L'altra è Arsenal-Bayern, anche quella è una bella partita. Arsenal-Bayern, ma domani però. No, stasera. Stasera? Io dico Real City, potrebbe vincere il Real stasera, di misura però, o 1-0 o 2-1, e vi dico già il ritorno, passa il City proprio in scioltezza. Secondo me dovrebbe vincere l'anno scorso. Arsenal-Bayern, Pando? In questo momento vedo molto più in forma l'Arsenal. Bravo. Michele. Bayern è una grande squadra, però penalizzata da Tuchel. E per quello che dico Arsenal. Io dico 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. Matteo? Io dico 1-2 Bayern. Perché il Bayern si gioca tutto, eh. Cioè, Bundesliga è andata, Coppa di Germania è andata, è l'unica cosa che si gioca. Io dico 3-1 Arsenal. Stasera. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Veloce, che siamo in chiusura. La finale, quale sarà per voi? La finale. È troppo presto. City Atletico. Ragazzi, ci vediamo domani. Il Tridente stasera, qualcuno farà la reaction. Ci vediamo oggi pomeriggio alle 6. Non so chi va, penso Dani e qualcun altro. Grazie Pando, Matteo, grazie Michele. Grazie, iscrivetevi, a te, grazie. Iscrivetevi al canale di Due Cuori Bianconeri, mi raccomando, a tutti i canali della Crew. E noi ci vediamo presto. Buon pomeriggio come sempre. Ciao, 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 ciao.